Eccoci qua. Buonasera a tutti. Oggi trattiamo questo argomento che è un argomento, come vedete, attualissimo. Oggi si parla di immigrazione in tutta Europa e nel 2001, il 28 dicembre del 2001, in tema di immigrazione è stato attivato questo nuovo sistema di informazione Schengen che già esisteva, il SIS, che possiamo definire un SIS di terza generazione, perché viene abrogato il regolamento che invece regolava il sistema di informazione Schengen di seconda generazione e tutto il sistema di consultazioni tra Stati membri che era invece disciplinato dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. E insomma, cambiano un po' di cose. Lo scopo di questo webinar è di capire quali sono gli effetti o quali possono essere gli effetti sui provvedimenti che il questore deve prendere rispetto a cittadini che sono segnalati nel sistema di informazione Schengen, ossia se è vincolato da questa segnalazione oppure può a discrezionalità nel rilasciare o nel revocare un eventuale permesso di soggiorno. Faccio un'ulteriore premessa: tutto quello che diremo a proposito del questore, in realtà, siccome si tratta di una regolamentazione eurounitaria, riguarda il corrispondente ruolo nella polizia di qualunque altro paese europeo. Quindi è un problema che riguarda specificamente il diritto amministrativo in tutti i paesi europei. Noi lo guardiamo soprattutto dal punto di vista chiaramente dell'Italia. Cominciamo subito col dire che lo scopo di questo sistema di informazione Schengen, che altro non è che un hardware nel quale sono inseriti tutta una serie di dati che possono essere consultati da tutte le altre amministrazioni europee. Funziona attraverso un, chiamiamolo cervellone, che sta a Parigi e che si chiama EUISA. Ed è condiviso da tutti gli altri sistemi hardware, diciamo, dell'Unione Europea attraverso gli uffici che da noi si chiamano NSIS, sarebbe National SIS. Lo scopo del sistema di informazione Schengen, come leggete, è quello di garantire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà dell'Unione Europea per mantenere l'ordine pubblico e la salvaguardia di questa sicurezza, ferma restando però la necessità di garantire la libera circolazione alle persone in questo territorio. Chiaramente parliamo di quella che si definisce circolazione esterna, ovvero la circolazione di cittadini che sono non residenti nell'Unione Europea, perché invece la circolazione di cittadini dell'Unione Europea, residenti dell'Unione Europea, viene definita in dottrina, anche in giurisprudenza, circolazione interna. Il principale strumento, come potete leggere, che serve per il funzionamento del SIS è la cosiddetta segnalazione. La segnalazione è un insieme di dati che permette appunto alle autorità competenti di identificare un individuo e chiaramente, oltre alle generalità, alla provenienza dell'individuo, eventualmente a destinazioni future dell'individuo se sono presenti, con la segnalazione viene inserito appunto nel SIS il motivo per cui questo soggetto è stato segnalato. Come potete vedere, in Italia la segnalazione è adottata dal direttore della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'Interno su parere del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Il nuovo regolamento, quindi il SIS di terza generazione, prevede delle modifiche rispetto a quella che era la segnalazione nella precedente versione del SIS, perché aggiunge una cosa che prima non c'era, ossia aggiunge una valutazione personale rispetto all'individuo e un eventuale effetto che questa segnalazione potrebbe avere nel caso in cui questo soggetto, per effetto della segnalazione, venga respinto e rimandato nel paese da cui proviene. Questa è una novità rispetto alla vecchia versione, al SIS, diciamo, di seconda generazione.
La segnalazione, come leggete, ai sensi dell'articolo 24 di questo regolamento, può essere inserita quando lo Stato membro, con una decisione giudiziaria o amministrativa, ha concluso che quel soggetto costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica sul suo territorio. Attenzione, è secondo la legislazione prevista in quel territorio, in quel paese europeo. E questo, come vedremo, crea non poche difficoltà, cioè il fatto che la decisione giudiziaria o amministrativa, ma non poteva essere diversamente, viene adottata in base alla legislazione della nazione nella quale il soggetto viene segnalato, pone poi tutta una serie di difficoltà nel riconoscimento di questa segnalazione da parte di altri paesi europei che magari hanno una legislazione sulla stessa fattispecie diversa. Allo stesso modo può essere motivo della segnalazione il fatto che lo Stato membro ha emesso un divieto di ingresso secondo le procedure conformi alla legislazione europea nei confronti di un cittadino di un paese terzo. La segnalazione quindi rappresenta il principale ostacolo per l'ingresso di questo cittadino straniero nel territorio dell'Unione Europea. Ostacolo all'ingresso e ostacolo anche alla permanenza. Questo perché il codice frontiere Schengen, come vedete, il regolamento 399 del 2016, espressamente prevede che i cittadini stranieri, per poter entrare o per poter permanere nel territorio dell'Unione Europea, non devono risultare essere stati segnalati nel sistema di informazione Schengen. Venendo ai confini italiani e nazionali, la stessa cosa è prevista dal testo unico dell'immigrazione, anche se non è del tutto armonizzato con la nuova legislazione europea, ma il nostro testo unico già prevedeva che un soggetto che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato non può chiaramente entrare nel territorio nazionale né può permanervi. La stessa cosa, aggiunge sempre il testo unico in materia di immigrazione, vale per il soggetto che risulti segnalato ai fini della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. Aggiunge ancora, in maniera rafforzativa, il testo unico che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti. In realtà questi tre articoli dicono la stessa cosa, cioè dicono che se un soggetto è segnalato nel sistema di informazione Schengen da un altro paese membro dell'Unione Europea, questo è sufficiente per negargli il permesso di soggiorno o per revocarglielo se già in possesso del titolo di soggiorno. Poi vedremo più avanti a quali condizioni e secondo quale procedure. Quello che conta nella analisi interpretativa di queste norme è che siccome un soggetto viene segnalato poiché costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, è vero automaticamente anche il contrario, che cioè se un soggetto costituisce minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza di uno Stato membro, deve essere segnalato. Quindi la segnalazione diventa il principale ostacolo all'ingresso e alla permanenza del cittadino straniero sul territorio dell'Unione Europea. Il punto è, venendo alla giurisprudenza amministrativa degli ultimi 20 anni, cioè quella che già si era formata sulla scorta della prima edizione del SIS, della seconda edizione del SIS sulla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, e che non esiste ancora però per quanto riguarda il nuovo regolamento, si tratta di capire appunto se questa segnalazione ha un'efficacia vincolante oppure no sui provvedimenti che il questore deve adottare rispetto al rilascio o alla revoca del permesso di soggiorno. In altre parole, un cittadino straniero entra o chiede di entrare nel territorio italiano, oppure è già nel territorio italiano perché è titolare di un permesso di soggiorno. Da un controllo del SIS, l'ufficio NSIS presso la questura verifica che questo soggetto è segnalato. Ora, questa segnalazione è obbligato, è, in virtù di questa segnalazione, il questore è obbligato a negare il permesso di soggiorno o a revocare un permesso di soggiorno già attribuito a quel soggetto. Facciamo una breve premessa necessaria per chi magari
non mastica tanto il diritto amministrativo, la distinzione che c'è tra attività vincolate e attività discrezionale della pubblica amministrazione è il proprio del diritto amministrativo ed è in realtà una caratteristica probabilmente soltanto in italiana perché in Europa la figura dell'interesse legittimo è sconosciuta. In via di molto approssimativa, possiamo dire che un'attività è vincolata quando la legge ha predeterminato in anticipo il contenuto di quell'attività, non lasciando nessun margine di scelta all'amministrazione. Mentre l'attività si definisce discrezionale quando la legge ha previsto qual è l'interesse pubblico da perseguire da parte dell'amministrazione, quindi l'interesse pubblico è sempre stabilito dalla legge, cioè il fine dell'attività amministrativa è sempre stabilito dalla legge. Ma le modalità di perseguimento in concreto di quel fine sono lasciate alla scelta dell'amministratore pubblico. Scelta che poi può ricadere nella fase istruttoria del procedimento, per cui si parlerà di discrezionalità tecnica, oppure scelta che può invece ricadere nella fase decisoria del procedimento amministrativo, per cui si parlerà più propriamente di discrezionalità amministrativa. La discrezionalità tecnica avrà quindi, sarà una scelta del criterio tecnico-scientifico da utilizzare per adottare il provvedimento previsto dalla legge, la discrezionalità amministrativa invece ha ad oggetto il contemperamento degli interessi pubblici o privati secondari con l'interesse pubblico che invece deve perseguire l'amministrazione, che è il motivo per cui l'amministrazione poi ha ricevuto l'attribuzione del potere da parte appunto della legge. Fatta questa premessa, si tratta allora di capire in concreto se il questore, rispetto ad un soggetto segnalato, ha un vincolo nel negargli il permesso di soggiorno o nel revocarglielo, oppure può effettuare una scelta che, in quanto scelta, è appunto sintomo di un'attività discrezionale. La giurisprudenza, come dicevo, che si è formata nel tempo e che ad oggi è disponibile, è giurisprudenza che si è formata sulla vecchia edizione del sistema di informazione Schengen. Quindi la analizzeremo per vedere poi se le ragioni che erano alla base di quella giurisprudenza esistono ancora o se le modifiche normative potrebbero comportare anche una modifica di questa giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, potete leggere, la segnalazione ha un'efficacia vincolante, poiché, afferma il giudice amministrativo, l'iscrizione del nominativo dello straniero ad opera di uno Stato membro priva del tutto l'amministrazione nazionale di qualunque discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti ostativi. Ciò vuol dire che il questore, rispetto ad un soggetto che è segnalato nel sistema di informazione Schengen, non può fare altro che negargli il titolo di soggiorno o nell'irrevocarglielo se già è in possesso del titolo di soggiorno. Secondo un altro orientamento, invece, che è mediano ed è anche successivo a questo qui, che invece affermava l'efficacia vincolante della segnalazione, la segnalazione avrebbe un'efficacia semivincolante. Semivincolante perché in realtà, secondo questa impostazione, il questore potrebbe, nonostante la segnalazione, rilasciare il titolo di soggiorno, ma soltanto per motivi seri. Ora, motivi seri, e in particolare motivi umanitari o come conseguenza di obblighi internazionali, non è un'aggiunta che la giurisprudenza fa alla legislazione eurounitaria. In realtà i motivi seri, in virtù dei quali, nonostante la segnalazione, si poteva concedere il permesso di soggiorno, erano disciplinati dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che tuttavia, l'articolo 25 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che tuttavia è stata abrogata. L'articolo 25 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è stato abrogato dal nuovo regolamento. Quindi bisognerebbe poi capire, o bisognerà capire, o chiedersi, il fatto che non ci siano più motivi seri che consentano al questore di rilasciare il titolo di soggiorno anche al soggetto segnalato, in che modo incide appunto sull'attività amministrativa. L'ultimo filone giurisprudenziale, invece, addirittura è arrivato a sostenere, ed è quello anche più recente, è arrivato a sostenere che la segnalazione non abbia un'efficacia vincolante rispetto all'attività che deve compiere il questore.
come dice, come potete leggere, in base alla pacifica giurisprudenza di questa sezione, parla il Consiglio di Stato, un provvedimento di inammissibilità nei territori dell'area Schengen emesso dagli organi di uno Stato membro dell'Unione Europea non comporta necessariamente l'obbligo per lo Stato nel quale risiede il cittadino extracomunitario di negargli il permesso di soggiorno o di rifiutargli il rinnovo, di ritirare, perdonate, il permesso di soggiorno o di rifiutargli il rinnovo. Perché questa giurisprudenza più recente è arrivata a sostenere che non ci sia un obbligo per il questore di negare il permesso di soggiorno o di ritirarlo ad un soggetto segnalato, quindi aprendo la strada ad una conformazione discrezionale dell'attività del questore? In realtà si è arrivati a questo punto perché la giurisprudenza ha cominciato a chiedersi, e veniamo alla seconda parte, cominciato a chiedersi se rispetto ad una segnalazione, rispetto al fatto che uno Stato membro, quindi questo vale per l'Italia, ma vale in realtà anche per gli altri paesi europei, c'è cioè giurisprudenza delle corti francesi, delle corti tedesche, ma soprattutto della Corte di Giustizia, su quale sia l'obbligo dello Stato membro che deve poi rilasciare il titolo rispetto allo Stato membro che ha fatto la segnalazione. Perché sia la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sia il nuovo regolamento, ma con modalità differenti, come vedremo, prevedono un procedimento amministrativo di consultazione tra lo Stato membro che deve decidere se rilasciare o ritirare il permesso di soggiorno e lo Stato che ha effettuato la segnalazione. Quindi ci si è cominciati ad interrogare su quale sia il modo di rilevare in concreto rispetto all'adozione del provvedimento il sistema delle consultazioni. E cioè, una volta che il questore ha individuato un soggetto segnalato nel sistema di informazione Schengen, innanzitutto può sindacare la segnalazione fatta da un altro Stato membro? Ha l'obbligo di consultare lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione? Perché questo in radice cambia tutto, perché se c'è la possibilità di sindacare addirittura la segnalazione che ha fatto un altro Stato membro, allora l'attività diventa certamente discrezionale, quella poi di rilascio o di revoca del permesso di soggiorno. E la questione, come capite, qui è molto più delicata rispetto al semplice rilascio o negazione del permesso di soggiorno. È molto più delicata perché si tratta di mettere in discussione, laddove fosse possibile, la decisione giudiziaria o amministrativa che ha preso un altro Stato membro. E cioè il questore potrebbe dire: la segnalazione che tu fai, i motivi per cui fai questa segnalazione non mi convincono e quindi io metto in discussione ciò che tu hai segnalato. Come dice il primo orientamento che leggete della giurisprudenza, se fosse così, cioè se ci fosse la possibilità per il questore, ma ripeto, noi l'affrontiamo dal lato italiano, questo riguarda qualsiasi autorità di un altro paese membro che si trova di fronte ad una segnalazione, quindi il discorso si può estendere a qualunque autorità dello Stato, di uno Stato membro. Afferma questo orientamento un po' più risalente della giurisprudenza amministrativa, se fosse possibile mettere in discussione in qualche modo la segnalazione fatta da un altro Stato membro, questo vanificherebbe le finalità proprio del sistema di informazione Schengen, non terrebbe più. Non terrebbe più perché è chiaro che poi quella segnalazione è difficile che possa essere in qualche modo un ostacolo, quindi sarebbe una segnalazione che resta lì nel sistema di informazione Schengen, ma che di fatto non ha nessun effetto poi in materia di immigrazione. Quindi, nonostante la segnalazione, il questore mette in discussione quella segnalazione, non la ritiene adeguata e concede lo stesso il permesso di soggiorno. Lì lo concede non perché ritiene di avere un'attività discrezionale, ma più a monte lo concede perché ritiene che non ci sia proprio il motivo della segnalazione. Perché è questo che è bene capire. Un conto è dire la segnalazione che fai non mi convince, quindi io la considero tanquam non esset, quindi per me questo soggetto non è segnalato perché i motivi della tua segnalazione per me sono inconferenti. Un altro conto è dire: so che questo soggetto è segnalato, conosco i motivi per cui è segnalato, li condivido anche, però in concreto ritengo di avere una certa discrezionalità, ne può stabilire
se effettivamente questo soggetto è pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza della mia nazione. In realtà poi anche su questo c'è un'ulteriore giurisprudenza che si è formata però insieme alla Corte di Giustizia, la quale ha cominciato ad avvisare che, siccome c'erano pronunce in questo senso da parte provvedimenti amministrativi e pronunce delle corti nazionali in questo senso, cioè dove si dava prevalenza alle valutazioni fatte in base al pericolo nel territorio nazionale dello Stato membro, la Corte di Giustizia in più occasioni ha avvertito: guardate che non potete fare la valutazione esclusivamente sulla pericolosità all'interno dello Stato nazionale, perché trattandosi appunto del sistema di informazione Schengen e trattandosi quindi di tutto il territorio eurounitario, la pericolosità deve essere valutata in relazione a tutto il territorio eurounitario. Quindi non potete fare una valutazione che sia semplicemente dettata da esigenze nazionali. Capirete, soprattutto di questi tempi, una cosa del genere è abbastanza dirompente. Andiamo avanti. Il secondo indirizzo invece del Consiglio di Stato, il secondo orientamento, è un po' più cauto sul fatto che non si possa mettere in discussione la segnalazione di uno Stato membro, perché avverte il Consiglio di Stato, il sistema Schengen in questo modo potrebbe operare in maniera derogatoria rispetto agli usuali canoni dello Stato di diritto, facendo prevalere motivatamente le segnalazioni di polizie straniere, ancorché prive di minima concretezza. E qui si pone un altro grosso problema. Basti pensare, per esempio, che, faccio un esempio, in Francia, o piuttosto che in Germania, una fattispecie è prevista come reato e magari quella fattispecie non è prevista come reato in Italia. Che cosa succede? Succede che un soggetto che viene segnalato in base a quella fattispecie di reato, che in Italia non è reato, gli verrebbe negato il permesso di soggiorno in virtù di una segnalazione che si fonda su una fattispecie che in Italia non è reato. Quindi, avverte il Consiglio di Stato, qui ci andiamo a scontrare con gli usuali canoni dello Stato di diritto, cioè questo soggetto. A questo soggetto gli verrebbe impedito l'ingresso, la permanenza nel territorio italiano in virtù di una segnalazione basata su fatti che per la legislazione nazionale non hanno nessuna rilevanza penale. E questo è il rischio che si corre nel seguire il primo orientamento, cioè nel seguire il primo orientamento, il rischio che si corre è quello di negare ingiustamente rispetto alla legislazione nazionale l'ingresso ad un cittadino straniero perché segnalato da un altro Stato membro. Abbiamo visto che però che viceversa, cioè affermare che si possa sempre mettere in discussione la segnalazione, effettivamente, come affermava la giurisprudenza precedente, vanificherebbe del tutto le finalità del sistema di informazione Schengen. E vedremo anche su questo aspetto in che modo il nuovo regolamento ha tentato di armonizzare queste due esigenze, che poi sono entrambe esigenze garantiste, nel senso che una è garantista rispetto al sistema europeo di informazione Schengen, dove, voglio dire, la pericolosità di uno straniero in uno Stato è equivalente alla pericolosità dello straniero in un altro Stato. L'altra esigenza, invece, che è garantista dal punto di vista individuale, dove si tratta di capire però, caso per caso, se quella segnalazione tiene, fatta da uno Stato, può tenere, può avere un'efficacia concreta anche in un altro Stato. A ciò si aggiunge un'ulteriore notazione, che è questa sentenza famosissima della Corte di Giustizia, Fratelli Costanzo S.p.A., una causa del 1988, dove la Corte di Giustizia avvertiva che anche l'amministrazione, quindi non solo il giudice, ma soprattutto l'amministrazione, ha l'obbligo di disapplicare una norma interna che sia in contrasto con quella europea. Nei confronti, questa disapplicazione vale nei confronti di tutti gli organi dello Stato e dunque anche dell'amministrazione. L'articolo 37, peraltro, del regolamento 1987 del 2006 prevede che uno Stato membro possa rendere impossibile l'accesso alla connessione tra segnalazione effettuata da altro Stato membro, qualora tale connessione sia incompatibile con la sua legislazione nazionale e con i suoi obblighi internazionali.
Con questo che si vuole dire? Si vuole dire che è vero che la segnalazione effettuata da un altro Stato membro non può essere messa in discussione perché questo vanificherebbe le finalità del sistema di informazione Schengen, però è anche vero che se quella segnalazione, per esempio, fosse stata adottata sulla base di una legislazione che è incompatibile con la nostra Costituzione, diciamola tutta, e allora lì l'amministrazione ha addirittura un obbligo di disapplicare la normativa interna, in questo caso la normativa che recepisce la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, disapplicando quella normativa toglierebbe efficacia alla segnalazione. Quindi non va a mettere, secondo questo, diciamo, questo sistema di disapplicazione, non si va a mettere in discussione direttamente la segnalazione. Si priva quella segnalazione di efficacia normativa perché si priva di efficacia normativa, chiaramente per il caso concreto, la norma nazionale che consente a quella segnalazione di essere rilevante. Questo chiaramente apre tutto un altro scenario, perché qui, prima ancora di coinvolgere appunto il questore, il quale pure avrebbe l'obbligo di disapplicare la normativa nazionale rispetto ad una segnalazione che è incompatibile con gli obblighi internazionali italiani, io direi più con la Costituzione, perché poi la Costituzione ricomprende sia la legislazione primaria che tutti gli obblighi internazionali. Questa attività di disapplicazione potrebbe avvenire già da parte sia del Ministero dell'Interno, quindi della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ma potrebbe venire anche da parte di un giudice. Nel caso in cui il soggetto, perché è previsto chiaramente, voglia impugnare o direttamente la segnalazione, perché è prevista anche la possibilità di impugnare direttamente la segnalazione, o di impugnare il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno. Questo soggetto potrebbe rivolgersi al giudice, chiedere al giudice la disapplicazione della normativa italiana purché dimostri, o meglio, purché dimostri che quella segnalazione si fonda su dei principi che sono incompatibili con la Costituzione italiana. È successo già che qualche giudice abbia fatto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia proprio su materie analoghe. Non è mai successo ancora oggi rispetto al nuovo regolamento di applicazione del sistema di informazione Schengen. Quindi resta aperto questo interrogativo, almeno per il momento, poi vedremo a breve il nuovo regolamento in che modo cerca di mitigare queste due esigenze. Resta aperto in ogni caso il problema della sindacabilità della segnalazione da parte dell'autorità nazionale o addirittura della necessità di disapplicare la normativa che consente di rendere efficace quella segnalazione, qualora quella segnalazione si fondi su fattispecie che sono incompatibili con i principi di diritto sanciti dalla Costituzione. Volendo provare a trarre delle conclusioni rispetto ai vari orientamenti giurisprudenziali che abbiamo visto, rispetto al rilascio del permesso di soggiorno o al rinnovo del permesso di soggiorno, se volessimo seguire l'indirizzo giurisprudenziale che attribuisce efficacia vincolante alla segnalazione, beh, è chiaro che il questore non avrebbe alternative all'obbligo di respingerla. Quindi all'obbligo di negare il titolo di soggiorno e all'obbligo di negare il rinnovo del titolo di soggiorno perché quel soggetto risulta segnalato. Secondo invece la giurisprudenza che abbiamo visto ritiene semivincolante, no? La segnalazione perché fa riferimento al fatto che il questore per motivi seri, umanitari, possa non tenerne conto, ha l'obbligo comunque di respingerla, però in questo caso deve indicare nella motivazione del provvedimento, deve indicare le ragioni su cui si fonda quella segnalazione, proprio per evitare appunto che quella segnalazione possa fondarsi su fattispecie che in realtà sono contrarie ai principi costituzionali. Secondo invece l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la segnalazione non sia vincolante,
Il questore la può respingere ugualmente, ma soltanto se all'esito del contraddittorio con lo stato segnalante risultano chiare le ragioni della segnalazione e dalle stesse emerga la effettiva pericolosità del soggetto segnalato. Cioè questa giurisprudenza fa un passo avanti notevole e dice: è vero, puoi respingere la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ma non puoi farlo senza motivazione, come faresti se la tua attività fosse vincolata. Lo devi fare, ma lo devi fare soltanto se all'esito del contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo con lo stato segnalante emerge chiaramente quali siano le ragioni della segnalazione e che quelle ragioni denotino una effettiva pericolosità del soggetto segnalato. Secondo sempre la stessa giurisprudenza, soprattutto quella più recente, può accogliere per lo stesso motivo la richiesta di rilascio, di rinnovo del permesso di soggiorno, ma sempre dopo aver avviato il procedimento di consultazione con lo Stato segnalante e soltanto se ricorrono seri motivi, perché, ripetiamo, questa giurisprudenza si era formata sull'articolo 25 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che comunque prevedeva la possibilità di rilasciare il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ma soltanto per seri motivi. Vedremo che questi seri motivi sono spariti dal regolamento entrato in vigore nel 2021. Quindi, volendo provare a fare un'ulteriore sintesi della sintesi, secondo la giurisprudenza che ritiene vincolante la segnalazione, il questore ha l'obbligo di respingerla e non deve neanche motivare, gli è sufficiente nella motivazione scrivere che il soggetto è segnalato nel sistema di informazione Schengen. Secondo, diciamo, la tesi mediana, l'orientamento giurisprudenziale mediano, la può respingere, ma questa volta deve indicare motivazione le ragioni su cui si fonda la segnalazione. Secondo invece l'ultimo orientamento, la può respingere o la può accogliere, quindi in tutti e due i casi, ma soltanto all'esito del contraddittorio con lo stato segnalante. Quindi non può prescindere dalla consultazione dello stato segnalante. Stessa cosa riguarda la revoca di un titolo di soggiorno già rilasciato. Ma come vedremo, almeno nel nostro ordinamento, la revoca pone un problema grosso. Iniziamo prima a vedere che cosa succede secondo i vari orientamenti giurisprudenziali in caso di revoca del titolo di soggiorno a un soggetto che poi risulti essere stato segnalato. È, diciamo, una situazione speculare quella che abbiamo visto prima, e cioè secondo la giurisprudenza che ritiene che la segnalazione sia vincolante, il questore non può fare altro che revocare il titolo di soggiorno senza neanche motivare, bastandogli dire che il soggetto è segnalato. Secondo invece la tesi mediana, ha l'obbligo di revocarlo, ma deve indicare la motivazione e le ragioni su cui si fonda. Secondo invece la giurisprudenza più recente, lo può revocare o può confermarlo sempre e soltanto all'esito del contraddittorio con lo stato segnalante. Anche qui soltanto se ricorrono seri motivi. Dicevo che però, a differenza del rilascio del permesso di soggiorno o del rinnovo del permesso di soggiorno, la revoca, per quanto riguarda il nostro ordinamento, o perlomeno per quanto riguarda i principi che il giudice amministrativo nel tempo ha dettato rispetto alla revoca, pone un problema. E il problema è questo qua. Il prevalente orientamento del giudice amministrativo ritiene che il provvedimento di revoca, come in generale lo sono tutti i provvedimenti che sono espressione del riesercizio del potere, che viene anche definita più volgarmente autotutela, ma in realtà si tratta di riesercizio del potere, cioè si tratta di esercitare un potere nuovamente, sono manifestazioni di una scelta ampiamente discrezionale, di modo che diventa ancora più difficile sostenere che in presenza di una segnalazione nel SIS il questore abbia l'obbligo di revocare il permesso di soggiorno. Cioè, cosa voglio dire? Anche volendo ammettere che rispetto alla segnalazione il questore ha un obbligo di revocare il permesso di soggiorno esclusivamente per effetto della segnalazione, una simile conclusione si scontra però poi con questo principio che è consolidato nella giurisprudenza, cioè il fatto che la revoca è sempre manifestazione di una scelta ampiamente discrezionale. E quindi, se la revoca è sempre,
espressione di un'attività discrezionale, come si fa poi a sostenere un obbligo, quindi un'attività vincolata rispetto alla revoca nel caso in cui il soggetto fosse segnalato? Questo è un cortocircuito di non poco momento che si determina per effetto della legislazione eurounitaria rispetto invece ai principi classici del diritto amministrativo italiano. Si tratta di capire come contemperare questi due interessi laddove si voglia sostenere però che la segnalazione comporta l'obbligo di revocare. Quindi la segnalazione farebbe diventare la revoca un provvedimento vincolato, quando però sappiamo che nel nostro ordinamento la revoca è sempre espressione di un'attività discrezionale. E anche su questo vedremo a breve come il nuovo regolamento, ha disciplinato la materia. Credo che debbano finire i secondi. Sono già, Sì. Antonio, grazie, sono finiti, puoi andare Le avanti. avevo fatti ripartire, non me ne sono volontariamente, No, non so. per cambiare pagina, ma credo che Sì, puoi andare avanti con la slide. Ok. Grazie, scuse. Veniamo alle modifiche più rilevanti, contenute nel regolamento entrato in vigore il 2021. Che sono queste qui? Cioè, sono modifiche che intervengono proprio sul procedimento amministrativo finalizzato poi all'adozione dei provvedimenti restrittivi. E sono gli articoli 27, 28, 29 e 30 che, come leggete, disciplinano rispettivamente la consultazione preventiva, la consultazione preliminare, la consultazione posteriori e la consultazione in caso di riscontro positivo. Ora, tutti questi sistemi di consultazione sono un'assoluta novità. Non esisteva nel precedente regolamento di informazione Schengen, né tantomeno nella convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, non esisteva un sistema di consultazione del genere. O meglio, era previsto che lo Stato che doveva rilasciare, doveva revocare il permesso di soggiorno per effetto di una segnalazione, consultasse lo stato segnalante, ma la decisione finale era sempre dello stato segnalante, cioè lo stato segnalante, se decideva di non ritirare la segnalazione, ciò comportava l'obbligo di negare o di revocare anche il permesso di soggiorno. Quindi c'era una prevalenza della segnalazione rispetto al provvedimento nazionale di rilascio del titolo di soggiorno. Che cosa cambia? Cambia che con il primo, con la consultazione preventiva, si va a disciplinare il rilascio, la proroga del titolo di soggiorno a un soggetto che è già segnalato. E che cosa sostiene, che cosa, prevede l'articolo 27? Prevede che in quest'ipotesi lo Stato membro che deve decidere se rilasciare o prorogare il titolo di soggiorno deve consultare lo Stato che effettuava la segnalazione per vedere se ci sono motivi di opposizione. Ed è previsto, tra l'altro, come vedete tra parentesi, è prevista una forma di silenzio significativo, ossia di silenzio assenso, nel senso che decorso un determinato numero di giorni dalla richiesta dello Stato membro che deve rilasciare il titolo, in caso di silenzio dell'amministrazione segnalante, questo silenzio ha un significato ben preciso, cioè il significato di non opposizione rispetto al rilascio del titolo di soggiorno. Qual è la novità assoluta? La novità assoluta è che se, nonostante la consultazione, lo Stato che deve rilasciare il titolo di soggiorno o che lo deve prorogare decide di prorogarlo, questo rilascio, questa proroga, come vedete, determinano la cancellazione della segnalazione. Aggiungo io nella considerazione, ne dovrebbe conseguire che in simili casi il questore per un verso non è più vincolato dall'esistenza della segnalazione, ma solo obbligato ad avviare la consultazione, e per altro verso che, a differenza di quanto prevedeva l'articolo 25 della Convenzione di applicazione, può rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno anche in assenza di seri motivi. Questo perché, come vi anticipavo, nel nuovo sistema di consultazione, la salvezza per seri motivi non esiste più. Quindi non esiste più neanche questo vincolo, cioè nel senso il questore può rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno
anche se non ricorrono motivi di carattere umanitario o di rispetto degli obblighi internazionali. Sembrerebbe quindi che questo tipo di sistema di consultazioni lasci più spazio ai provvedimenti del questore e che quindi, per quanto riguarda il rilascio della proroga del titolo di soggiorno rispetto a un soggetto già segnalato, il questore in effetti possa esercitare un'attività discrezionale. L'articolo 28 ha ad oggetto invece la consultazione preliminare e stabilisce che se lo Stato membro vuole inserire una segnalazione rispetto ad un soggetto che ha già un titolo per il soggiorno, deve consultare lo Stato membro che ha rilasciato questo titolo. In tal caso, potete leggere, il questore dovrà valutare all'esito della consultazione e in considerazione sia dei motivi posti a fondamento della decisione propedeutica all'inserimento della segnalazione che delle possibili minacce di pubblica sicurezza pubblica, se revocare il permesso di soggiorno. Nel caso in cui decide di non revocare il permesso di soggiorno, la mancata adozione di questo provvedimento di revoca impedisce l'inserimento della segnalazione. Qui che cosa succede? Succede che c'è uno Stato membro che deve valutare se revocare il titolo di soggiorno e uno Stato membro che invece vuole effettuare una segnalazione. Come vedete, anche in questo caso non prevale più lo Stato membro che decide di effettuare la segnalazione, perché la possibilità di effettuare la segnalazione in questo caso è subordinata alla mancata adozione del provvedimento di revoca che appunto impedisce l'inserimento della segnalazione. Cioè questo nuovo sistema di consultazioni ha un po' ribaltato quello che c'era nel SIS di seconda generazione e nella convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, dove si dava prevalenza invece alla segnalazione, perché la segnalazione impediva di rilasciare il titolo o obbligava a revocarlo e non poteva essere cancellata se non dall'autorità che l'aveva effettuata. In questo caso invece, nel nuovo sistema di consultazione, il fatto che uno Stato membro decida di rilasciare il permesso di soggiorno o decida di non revocare il permesso di soggiorno, questo incide anche sulla segnalazione effettuata da un altro Stato membro, perché obbliga quello Stato membro a cancellare la segnalazione. L'articolo 29 invece disciplina il caso di un soggetto che è contemporaneamente segnalato da uno Stato membro ed è anche in possesso del titolo di soggiorno in un altro Stato membro. Ora, volendo restare all'interpretazione normativa di questo articolo in realtà non dovrebbe esistere perché la fattispecie che disciplina, per effetto dei due articoli precedenti, non si potrebbe verificare. Cioè è difficile che si possa verificare, a meno che non ci sia stata non sia avvenuta la consultazione tra Stati membri. E questo può avvenire, ma sarebbe un'illegittimità nel procedimento amministrativo. Perché se gli Stati membri si consultano nel momento in cui o vogliono segnalare rispetto a un soggetto che ha già il titolo di soggiorno o vogliono rilasciare il titolo di soggiorno ad un soggetto che è già segnalato, dovrebbero impedire che si verifichi questa fattispecie qua, e cioè di un soggetto che è già segnalato ed è già in possesso del titolo per il permesso di soggiorno. In ogni caso il regolamento si preoccupa di disciplinare anche queste ipotesi proprio per evitare che un medesimo soggetto risulti contemporaneamente segnalato e titolare di un permesso di soggiorno, cosa che chiaramente non può avvenire. Anche in queste ipotesi lo Stato segnalante ha l'obbligo di consultare quello che ha rilasciato il titolo di soggiorno. Perché? Perché se lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno conferma, quindi adotta un provvedimento di conferma, che anche questo è un provvedimento di riesercizio del potere, quindi conferma che esistono le ragioni per mantenere il titolo di soggiorno già rilasciato, questo provvedimento di conferma obbliga l'altro Stato ad eliminare la segnalazione. Ne consegue, aggiungo come potete leggere, che se il questore, nonostante la segnalazione, ritenendo insussistente, in caso specifico, elementi che possano determinare una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, decide di non revocare il permesso di soggiorno, la segnalazione deve essere cancellata. Quindi la decisione di non revocare il permesso di soggiorno tecnicamente assume i connotati di una conferma, che, come sapete, per chi insomma
conosce bene il diritto amministrativo, si tratta di un tipico provvedimento espressione dell'esercizio del potere o, se vogliamo, di autotutela. Quindi anche la conferma determina la cancellazione della segnalazione. L'ultimo tipo di consultazione è una consultazione, il regolamento dice, in caso di IT o riscontro positivo. Che cosa significa? Significa innanzitutto, come leggete qui, i rapporti non sono più soltanto tra lo Stato membro e lo Stato segnalante, ma sono rapporti trilaterali. Che cosa succede? Perché c'è uno Stato membro che ha segnalato il cittadino straniero, un altro Stato che ha adottato un permesso di soggiorno e c'è uno Stato invece che deve prendere la decisione di respingimento per motivi legati all'ordine pubblico, alla sicurezza sul proprio territorio. Che cosa succede? Questo procedimento, come leggete, può essere ricondotto a quello indicato dall'articolo 29, anche perché in quella norma si stabilisce che lo Stato membro segnalante avvia la procedura di quell'articolo 29, cioè quindi è lo stesso articolo 30 che rimanda all'articolo 29. Con la differenza però per questa ipotesi che la decisione adottata dallo Stato membro di esecuzione può prescindere dall'esito della consultazione avvenuta dagli altri Stati membri. In altri termini, sembra potersi ritenere che in simili fattispecie, anche laddove lo Stato membro ha rilasciato il titolo di soggiorno non intenda revocarlo, lo Stato membro di esecuzione, cioè che deve effettivamente eseguire il provvedimento di respingimento, può adottare questo provvedimento in conformità al codice funzionale scelto. Qui la situazione è un po' più particolare perché, come dicevo, qui succede che abbiamo a che fare una fattispecie in cui c'è un cittadino straniero segnalato, ad esempio in Francia, con un titolo di soggiorno italiano, che però, in virtù di attività che siano una minaccia per l'ordine pubblico o addirittura di un arresto in flagranza per questi motivi, in Germania, deve essere espulso dalla Germania. Lo Stato che deve adottare il provvedimento di espulsione, nell'esempio la Germania, può prescindere dal fatto che quel soggetto abbia un titolo di soggiorno rilasciato dall'Italia. Quindi, come vedete, è un po' più articolato il sistema di consultazioni previsto dal nuovo regolamento rispetto al sistema di consultazioni che esisteva nella precedente versione del sistema di informazione Schengen, ed è sbilanciato sicuramente a favore dello Stato che deve rilasciare il titolo o che deve decidere di revocarlo. Sbilanciato a favore, chiaramente questo comporta che la responsabilità di mantenere sul territorio dell'Unione Europea un cittadino che possa essere un pericolo, una minaccia per l'ordine pubblico, è una responsabilità che ricade sull'autorità che deve decidere di rilasciare o di revocare il titolo di soggiorno, nel nostro caso il questore. Questo significa che quando il questore si trova di fronte a un soggetto segnalato e ciò nonostante gli vuole rilasciare il titolo di soggiorno o decide di non revocarlo, deve sapere che, a differenza di quello che avveniva prima, il suo provvedimento non incide più soltanto, non ha un'efficacia limitata al territorio nazionale, ma ha un'efficacia che invece riguarda tutto il territorio dell'Unione Europea, perché quella decisione comporta la cancellazione della segnalazione di quel cittadino straniero dal sistema di informazione Schengen. Tant'è vero che la conclusione a cui faccio ripartire il timer, la conclusione a cui si arriva studiando la giurisprudenza che abbiamo visto prima e studiando il nuovo sistema di informazione Schengen è che il questore non può sindacare i motivi che hanno indotto un altro Stato membro a segnalare lo straniero, tranne, come abbiamo visto, i casi in cui quei motivi possano in qualche modo comportare la minaccia a valori costituzionali, perché in quel caso abbiamo visto la Corte di Giustizia ritiene addirittura che il questore abbia un obbligo di disapplicare la normativa nazionale che consente di dare rilievo alla segnalazione. Può però ritenere inconferenti quei motivi e procedere, nonostante la segnalazione, al rilascio o alla conferma del provvedimento di soggiorno, dovendo in tal caso motivare sull'insussistenza di pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Aggiungo una domanda che però resta sospesa. Occorre chiedersi se tale valutazione deve risultare anche dalla motivazione del provvedimento che incide negativamente sul diritto di soggiorno, perché mentre il regolamento si preoccupa di stabilire come deve essere motivato o in che modo deve avvenire la consultazione quando si tratta di rilasciare il permesso di soggiorno, non dice nulla o dà per scontato che cosa debba avvenire quando invece il questore decide di negare il permesso di soggiorno. Quindi, in accordo con la segnalazione fatta da un altro Stato membro, il questore non la vuole sindacare, oppure andandola ad interpretare nel merito, la ritiene condivisibile e decida di negare il permesso di soggiorno. Anche qui c'è un obbligo di motivazione, anche qui c'è un obbligo di consultazione. Io direi di sì per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché è chiaro che il sistema di consultazione non può valere soltanto nel caso in cui uno Stato membro, nonostante la segnalazione, decida di concedere il permesso di soggiorno o di confermarlo. A maggior ragione, quella consultazione deve essere necessaria anche quando si tratta di negare il titolo di soggiorno per effetto della segnalazione. E questo perché il sistema di informazione Schengen non è un sistema creato soltanto per la difesa e per la sicurezza e l'ordine pubblico, quindi per l'esigenza, diciamo, garantista dell'Unione Europea, ma anche un'esigenza, se vogliamo definirla, democratica, ossia a tutela, come dice lo stesso regolamento, della libera circolazione di cittadini stranieri sul territorio dell'Unione Europea. E quindi ritenere che il provvedimento di rigetto per effetto della segnalazione non debba essere motivato, a parte che sarebbe impossibile rispetto alla nostra giurisprudenza amministrativa, tranne quella che ritiene che sia un provvedimento vincolato, perché lì non ci sarebbe bisogno di motivazione. Un provvedimento quindi negativo, un provvedimento di rigetto del titolo di soggiorno che non abbia nessuna motivazione rispetto ai motivi della segnalazione, implicherebbe un bonus abbastanza significativo nel diritto di difesa del cittadino straniero che eventualmente potrebbe impugnare quel provvedimento. Quindi, volendo trarre le conclusioni e in attesa che si pronunci la giurisprudenza sull'applicazione del nuovo regolamento, perché almeno in Italia per il momento non ci sono sentenze in questo senso, pare si possa affermare convintamente che oggi l'attività del questore che deve rilasciare il permesso di soggiorno è un'attività certamente discrezionale, non è più vincolato dalla segnalazione, è soltanto vincolato dal sistema di consultazione che nella fattispecie avverrebbe tra gli uffici Enesis, e dalla responsabilità che si prende di eventualmente accordare il titolo di soggiorno a un soggetto che ritiene non essere pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza, non soltanto più dell'Italia, come avvertiva la Corte di Giustizia, ma di tutto il territorio europeo.